Ecco, siamo sopravvissuti, per lunedì al pranzo e siamo a Spasso per Bologna, visto che a Santi Castaldono in realtà non ci sarebbero stati, quindi non dovevamo andare di nuovo a Radio Capita. Sono sfatto tra fatica, sudore e quant'altro, però avevo piacere a fare questa diretta. Perché? Perché qua siamo vicino a una certa torre e voi vi chiederete: che torre è? Vediamo chi mi sa rispondere, no? Diceva, eccomi qua, Marco Tornato, diceva: a Bologna ci sono tante torri. Ma tra le torri che voi conoscete ce ne sono due. Io avrei piacere che ci fossero a vedere questa piccola diretta che io faccio per voi. Avrei piacere che ci fossero Stanlio Olio. Ora, come al solito, Olio, io non so cosa succede, ma non riesco a invitare. Comunque, la torre di cui parlavo è questa che sta qua dietro. Ed è la torre degli Asinelli. Ah, Silvia, esatto. Ora, chi mi sa dire che verso fanno gli asini? Dai, vediamo chi risponde per primo. Forse ci sei solo tu, Silvia, a vedere, ma forse c'è qualcun altro. Che cosa fanno gli asini? Cioè, allora, adesso vi faccio vedere. Che c'è Giuliana, che c'è Giuliana che sta vedendo il filmato mentre è bellissimo. Adesso io mi punto il cellulare su Giuliana e facciamo un loop di quello che no, così non riusciamo. Ecco, e, dicevo, quindi questa è la torre degli Asinelli. Allora, siamo rimasti in pochi ma buoni, come si suol dire, vero? Allora, lei abbiamo scoperto che va dove va? Lei va via dalla telecamera, ma io la inseguo e va negli Stati Uniti. Capito? Chi ha bisogno di passaggi negli Stati Uniti chieda, o di informazioni sugli stessi, chieda lei, perché sa tutto. Giuro, sa tutto, sapeva tutto. Marco, se vi serve una cucina, un mobile, una cosa, chiedete a lui. Marco, Mastro Geppetto, è fatta. Trovato il soprannome Mastro Geppetto ed è fatta. È così, e va bene così. Il timidore in diretta ci sarai te. Ricordo tutti i nomi, Simona. Ecco. Stefi, 100. Forza, dillo. 100. Quanti niente. Mesi? Niente. Ah, quanti mesi? Niente. Pazienza. Addio. Faccio come Bottura. Grazie, arrivederci. Ne ho contati io. Ti sei scordata tutto. Basta, fine. Bra, ha studiato, forse, vediamo, poi la interrogo dopo. Isabella, una frase in francese per il gruppo, perché il gruppo è internazionale. Hai capito? Dice a Napoli, qualcuno ha chiesto Napoli, ma io vi chiederei: a Napoli organizzate, io partecipo, cioè, intanto vorrei anche essere l'ospite, oltre che fa quello che si prende cura di tutti, però va bene. Serena ci sta facendo da guida, Bella Regas. Bella, dai, saluto Bologna. E in modenese avellinese com'è? Cosa? Saluto. Il saluto, modenese avellinese. Ciao. Riprova, sarai più fortunato. Ciao. Ah, proprio ciao, bene. Ad Avellino dicono così. Federica, tu sei andata in diretta prima in radio, quindi ormai sei una diva delle dirette, quindi puoi fare qualsiasi cosa. Poi mettiamo lo streaming, se lo mettono, perché rifacciamo le cose in modo che voi tutti possiate, chi non ha visto, eccetera. No, Silvia, 174, non 184. Silvia. Federica, saluta in? Reggiano. In Reggiano, vai! Ciao! Cioè, qua allora sta storia dei dialetti che rompono le balle, che dai dialetti da varie regioni non si capisce. Cioè, questa è una cosa da sfatare, parlano tutti uguali. Va bene, questa è la torre degli Asinelli, stavo dicendo prima. E quindi, essendo degli Asinelli, merita un bel raglio. E
il raglio lo faccio immediatamente. Per la gioia anche di Lucia, visto che è il suo compleanno, un raglio se lo merita sotto la torre degli asinelli, se no che cosa ci sono venuto a fare io sotto la torre degli asinelli se non per ragliare? Cioè, allora non andava alla torre del Garisenda piuttosto che boh, quali... Mi dicono che qua a Bologna chiunque aveva un po' di potere se faceva la sua torre. E ve li faccio vedere. Certo, con tutti sti fili dei tram, purtroppo, ma attenzione, di là, Piazza della Mercanzia. Serena ci guida verso Piazza della Mercanzia. No, e quindi via Santo Stefano. Via Santo Stefano. Senti, via Natale? Che prima di Santo Stefano c'è Natale, non c'è. Peccato. L'autobus. Ieri venerdì sono montato su un autobus che credo che fosse l'unico a Bologna che non aveva l'aria condizionata. È stata un'esperienza devastante, ve lo giuro. Rischiavate di perdere un amministratore così, senza un vero perché. Quindi dicevo, le torri sono lì. Marco pure ormai commenta in diretta, cioè sta qua e mi commenta il video in diretta, ormai siamo... This way, my way, Frank Sinatra, siamo international, abbiamo francese, inglese. Io sono ragazza di due straniere. Soccia ragazzi! Soccia lo dico io. Quella lì mi stava per mettere sotto. Ecco, così si impara. Serena sei in spiaggia, i miei vicini ombroni parlano di Bergonzoni. Ma come? Bergonzoni stava ieri lì a cosa? Dove è venuto a Bergonzoni? C'era anche lui? Sì, c'era lui ieri sera. Secondo me era a cosa? Al TG0, esatto, al TG0, sì. Ho visto talmente tante cose in diretta live che non mi ricordo manco più. C'è il notaio condominiale Irma che ci guarda, volete salutarla? Ciao Irma! Ecco, che cavolo, anche Mara, che non c'è mai, Mara, perché non vieni Mara? Cioè io non posso pensare che tu c'hai tutti sti abiti da sposa, e lei con gli abiti da sposa, no, vero? No, parrucchiere. No, lei è parrucchiere, vero? Chi era quella con gli abiti da sposa? Egli? Del mondale, non ricordo, c'è qualcuna con gli abiti da sposa che non riesce mai a venire perché c'ho quello, c'ho... No, Irma saluta, grazie Irma. Dicevo, Mara, liberati da questi clienti che vogliono farsi tagliare i capelli, digli senti, io te li taglio a zero, così per 6 mesi non rompi i ball e quindi non vieni da me e quindi io posso andare al prossimo raduno. Cosa dici? No, che ha già accettato la mia ricerca. Eh certo, è qua siamo social, siamo rapidi, cioè più veloci della luce. E quindi vabbè, insomma, il raglio sotto la torre degli asinelli l'ho fatto perché andava giustamente espletato. Purtroppo non sono riuscito ad invitare Olio, e quindi spero che se lo taggerò dopo così se lo vede poi in differita. Fai meno dirette e posta più foto, capito? Questa è in subordinazione, cioè, so, guarda. Perché lavoro sempre, Mara lavora meno, non puoi lavorare tu per tutti. Fai lavorare pure gli altri parrucchieri, va bene? Oh, cioè non è che puoi lavorare solo tu, dai spazio anche agli altri, va bene? E vieni a un raduno ogni tanto che ti fa bene. Va bene, tesori. Allora, Irma ti saluta, Giuliano ti saluta Irma, ma gnapa, basta. Sacco la diretta prima di dire cose irripetibili. Ciao.